A máquina já escassa. Ho buchi dappertutto. Le macchine fanno tamponamenti, le strade allagate sono per noi commercianti un disastro vero e proprio. Speriamo si possa risolvere, ma ormai c'è poco da fare. Amici di Teleclub Italia, torniamo ad interessarci della condizione delle strade nell'area nord. Dopo tantissime segnalazioni, ci siamo recati in via Enrico Fermi, dove la situazione non è delle migliori. Ma chiariamo dove è situata. È la strada al confine tra Giugliano e Villaricca, collega i due comuni a nord di Napoli con una delle rotatorie strategiche della circonvallazione esterna. Iniziamo proprio dal confine tra le due città, da una parte via Viere Mario Pirozzi a Giugliano, strada percorribile e liscia come la seta, dall'altro via Enrico Fermi, l'accoglienza a Villaricca non è delle migliori. Un po' più avanti un tombino sta crollando. Residenti e cittadini si sono organizzati per avvisare con un ramo conficcato in un secchio i malcapitati della pericolosità del tratto stradale. È il paradosso fondamentalmente che è proprio questo, che noi ci ritroviamo su una strada dove in queste condizioni dobbiamo comunque pagare per strisce blu, ticket, roba varia, che ci sta, per l'amor di Dio, è giusto che venga fatto, ma da un lato vogliamo dare, da un altro vorremmo ricevere. Notiamo poi all'esterno di un noto istituto scolastico una buca molto larga e pericolosa. Il piccolo buco è diventato più di un cratere, io non lo so cosa dobbiamo fare. Denrica, Giuliano, prima di Giuliano ce ne stanno 7-8 buchi, non lo so cosa che dobbiamo fare. L'incolumità degli automobilisti è a rischio per un duplice motivo. Oltre ad essere pericoloso percorrere la strada col rischio di trovarsi in uno di questi crateri, è altrettanto pericoloso ciò che accade quando chi guida il veicolo cerca di scansarsi la buca, trovandosi di fatti qualche altra auto di fronte. Altro aspetto importante da non sottovalutare, via Enrico Fermi è un asse viario di snodo per giungere all'ospedale San Giuliano di Giugliano, punto di arrivo e partenza delle ambulanze. Forse si farà qualcosa per questa strada molto frequentata, lo speriamo. Intanto agli automobilisti diciamo, soprattutto quando piove, state attenti. E speriamo che qualcosa succeda.